Torniamo a parlare di libri anche questa settimana, lo facciamo con un'amica di Padre Pio TV, insegnante, scrittrice, perché di libri ne ha scritti davvero tanti, presentati quasi tutti nel nostro appuntamento settimanale a Tra le righe, Federica Storace. Ciao Federica, benvenuta, ben trovata. Ciao Paola, ciao a tutti. Per Erga Edizioni, il tuo ultimo libro, la tua ultima fatica. Perché è un libro davvero che nasce dal cuore e dall'anima e poi spiegheremo perché. Madri per sempre, donne raccontano maternità possibili. Allora, io partirei subito dalla dedica, dedicata sì. Ad una donna che in qualche modo ti è stata anche mamma, ad Anna Maria l'hai dedicato, più viva che mai. Una donna che davvero ne racchiude tante, potremmo dire. Partiamo proprio dalla dedica che tu hai voluto fare. Sì, la dedica è fatta appunto ad Anna Maria, con cui ho condiviso un'esperienza di amicizia, di profondo affetto, di condivisione, e un'esperienza che mi ha permesso e ha permesso a lei di vivere in maniera reciproca quell'essere madre e figlio che caratterizza l'identità femminile. E con Anna Maria abbiamo fatto tante cose, abbiamo condiviso esperienze, pensieri, gioie, dolori, difficoltà. Abbiamo anche scritto un libro insieme, nel 2017 è uscito con LDC Impossibili ma non troppo, storie di cuore e fantasia. Prima volta, prima esperienza per me e per lei di un libro scritto a quattro mani, con l'aggiunta della difficoltà del Parkinson, perché Anna Maria era malata di Parkinson. E per cui il libro è dedicato a lei, perché ho deciso di trattare un tema che mi stava a cuore e che stava a cuore anche lei e di cui tante volte abbiamo parlato, e che è proprio quello della donna e della maternità e dei vari modi in cui si può essere madri. Perché Anna Maria era una suora, una consacrata, per cui ha vissuto il voto di castità, ma ha saputo rendere feconda la sua castità. Io sono mamma di due figli, perciò ho vissuto e vivo l'esperienza della maternità vera e propria, fisica, diciamo biologica, però al tempo stesso ho avuto la fortuna e ho la fortuna tutti i giorni di vivere anche l'esperienza della maternità diversa da quella fisica. Intanto perché come insegnante guardo gli alunni con lo sguardo dell'insegnante, ma con il DNA materno. E poi perché ho proprio avuto il dono di poter condividere questa esperienza con Anna Maria. Per cui la dedica ad Anna Maria è legata a tutte queste vicende che in una parte del libro vengono anche raccontate. In una parte perché poi il libro non tratta soltanto di questo, ma di molto altro. Certo, nel libro Federica ti sei, nel caso di dire, quasi hai messo a nudo la tua anima, perché c'è tanto di te, della tua persona, dell'esperienza di figlia, permettimi di dirlo, con suora Anna Maria, con la quale hai condiviso tutto, anche la sofferenza, la sua malattia e anche il momento in cui con l'arrivo di signor Covid avete avuto, tu hai sentito proprio la necessità di dire no, fermiamoci, evitiamo gli abbracci, anzi evito addirittura di venire a trovarti, quindi come dire il distacco fisico sostanzialmente. E, ci hai messo davvero tanto del tuo cuore e della tua anima. Una domanda abbastanza, come dire, non scomoda, ma un po' personale. È stato difficile mettere nero su bianco il rapporto di figlia, ribadisco questo termine, con suora Anna Maria? Perché hai deciso di mettere nero su bianco? Non sarebbe stato più semplice tenere la bellezza di questo rapporto per sé, non condividerlo con un pubblico di lettori? Io ho scelto di condividerlo perché intanto prima che Anna Maria morisse, perché è mancata quest'estate, il 19 di agosto, le avevo detto che avevo intenzione di scrivere un libro sulla donna e sulla maternità. E lei aveva molto apprezzato questa idea. Non ho voluto tenere questa esperienza per me perché noi nel nostro volerci bene, nel nostro rapporto di madre e figlia,
ci siamo sempre donate non solo reciprocamente ma anche agli altri, non abbiamo mai tenuto niente per noi e basta. E anche questa bella esperienza desideravamo che fosse, come dire, sdoganata, conosciuta, proprio perché è un'esperienza su cui forse ancora ci sono magari dei pregiudizi o comunque delle reticenze, o comunque semplicemente non si pensa che possano esistere dei rapporti profondi che vanno al di là del rapporto soltanto appunto biologico, no? E pensare a una maternità che non è fisica è di nuovo un argomento che non è proprio scontato. Tant'è vero che è uno degli argomenti che io, ancora prima della parte che riguarda me in particolare, affronto, no? La figura della donna, la maternità e le maternità, queste che io chiamo le maternità nel libro, sono le varie forme con cui si può essere madri pur non avendo dei figli propri. Ecco, a questo punto subentra, come l'hai nominata tu, la squadra delle madri per sempre, perché la prima parte del libro è dedicata alla tua esperienza personale, al rapporto con Suor Anna Maria Canopi, e poi nella seconda parte ti trasformi in giornalista, in quanto si tratta di quattro interviste, quattro colloqui. Più che interviste, mi piace definirlo, quattro chiacchierate con suore che hanno ognuna qualcosa da raccontarci e che, come giustamente dicevi tu, vivono la maternità in diversi ambiti. E sono suora Alessandra Smerilli, suor Gabriella Bottani, madre Maria Emanuele Corradini e suor Caterina Cangià. Un aggettivo per ciascuna e poi perché hai scelto di metterle insieme in questa squadra? Allora, intanto ho scelto di metterle insieme in questa squadra perché loro sono state molto disponibili e il progetto di questo libro è stato accolto con grande disponibilità, proprio perché condividevano con me l'esigenza di trasmettere un'immagine, una figura, un messaggio relativo alla donna e alla maternità diverso da quello corrente, usuale, abituale. Si tratta di quattro donne eccezionali e questo soprannome della squadra delle madri per sempre è saltato fuori proprio da Suor Caterina Cangià, che è una delle quattro ed è una docente universitaria, insegna pedagogia della comunicazione sociale multimediale, didattica delle lingue moderne, a suo tempo è stata anche battezzata Sisternet. E si occupa di già da molto molto tempo di promuovere l'insegnamento delle lingue con il teatro e con il computer, per cui è una specialista di media, di social web e di educazione. Per cui se io dovessi definirla con un nome, in questo caso il suo è Sisternet, sicuramente. Per quanto riguarda Suor Gabriella Bottani, lei è la madre contro la tratta degli esseri umani, perché è la coordinatrice internazionale della rete Talita Kum, che si occupa proprio di contrastare la tratta degli esseri umani. E è un'opera che si muove e lavora in 92 paesi, è una rete perciò internazionale, e Suor Gabriella è una pedagogista sociale. E per lei l'aggettivo è la parola, l'aggettivo è dignità della donna a 360 gradi. E suora Alessandra Smerilli è consigliera per l'economia del Consiglio di Stato Vaticano, è una docente universitaria anche lei, coordina la task force di economisti nella commissione Covid voluta da Papa Francesco e parlando di lei, io parlerei di economia e cura, perché nell'intervista abbiamo affrontato soprattutto tanti argomenti, come hai detto giustamente te, più che interviste sono dialoghi, perché poi si sono aperte Sì, moltissimo con me raccontandomi anche le loro vicende, no? La loro certo. vocazione, il loro modo di vivere i voti religiosi, però appunto per suora Alessandra direi economia e cura. Per Madre Maria Emanuele Corradini è monaca benedettina, ha
al momento badessa del monastero San Raimondo di Piacenza, una donna che ha un'estrema spiritualità, che mi ha colpito per la sua profondissima spiritualità, ma al tempo stesso per la sua enorme concretezza, cioè una spiritualità che sa volare molto in alto, ma nella maniera giusta, verso l'orizzonte dell'infinito di Dio, allo stesso tempo con una grande concretezza e con i piedi per terra, nei confronti di quelle che sono le esigenze vere, concrete, le difficoltà di quel deserto che è la città e di quel deserto che sono i dolori, le sofferenze, le necessità delle persone. Madre Maria Emanuele era un medico, un infettivologo che all'inizio degli anni 90 lavorava con i malati di AIDS, per cui ha Certo. vissuto questa esperienza che mi ha raccontato nel dialogo che abbiamo avuto e che merita davvero di essere letto, perché all'inizio degli anni 90 chi era malato di AIDS era marchiato da Certo. un pregiudizio esagerato, no? E perciò l'esperienza che Madre Emanuele ha condiviso con me è davvero un'esperienza molto forte. Ricordo il titolo del tuo libro, Madri per sempre, donne raccontano maternità possibili, Erga Edizioni, firmato da Federica Storace, che ringraziamo per essere stata con noi e aspettiamo alla prossima pubblicazione, perché sono certa ne hai già una pronta nel cassetto a Eh sì, stupirci. ne ho già una pronta Vedi? per marzo, un racconto per ragazzi, per cui se siete disponibili ad ospitarmi, ci rivedremo a breve, in Assolutamente. primavera. Assolutamente. Ciao Federica, alla prossima occasione. Grazie Grazie. Paola, grazie, arrivederci.